Buongiorno, mi sto preparando per uscire. Allora, siccome oggi la giornata è iniziata malissimo, praticamente come ho aperto l'email mi sono trovato una comunicazione di EasyJet che mi hanno cancellato il volo di febbraio, quindi niente. Adesso devo rivedere un po' come fare, perché tutto il mese di gennaio da Fiumicino a Roma non c'erano praticamente i voli per via Basilea, quindi avevo prenotato il primo volo febbraio, quindi tutto felice. Invece poi oggi mi è arrivata la comunicazione che praticamente è stato cancellato, quindi ho chiesto il rimborso e devo trovare un altro modo per andare. Avevo visto anche tipo con il treno, ma da Roma dovevo fare tipo a Milano e poi da Milano cambio e andare a Berna, però cioè un sacco di ore, un po' troppo. Quindi adesso devo vedere, cambiare rotta e andare su Zurigo. E niente, giornata iniziata di merda, quindi mo vado a fare un po' di shopping, vado a comprare un po' di cose per casa per i miei che gli servono, faccio fare un attimo la lista della spesa di mio padre e poi per guarire, per curare insomma un po' di malinconia non c'è niente di meglio di fare shopping con gli amici, quindi vado a Roma a fare un po' di shopping con il mio amico e niente, vediamo se riusciamo a dare una drizzata a sta giornata che è iniziata non nel migliore dei modi, anche vabbè non è una cosa grave. Comunque niente, ci vediamo dopo. Sapere che mio padre si è comprato la lavagnetta per scrivere le cose che gli mancano e si è accorto che gli manca il dado. Guardate come ha scritto il dato brotto. Mio padre la D, poi gli faccio scrivere, mi deve scrivere 100 volte la lettera D. D. Allora facciamola così. Oddio, è uscita un po' strabica. Cioè, dato brotto. Oddio, sto ancora ridendo. Carote e formaggio. E vini. Carote. Giorgio, formaggio. 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 Una G sola. Formaggio. 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 Due G. E poi ti metto il voto. Dammi la matita che ti metto il voto. 3. 3. Allora, appena ho comunicato i miei, cioè mi è appena arrivata l'email di EasyJet che mi hanno cancellato il volo del 4 febbraio e stavo dicendo a mio padre che mi hanno cancellato il volo e che sono rimborso, capito mamma? Mi hanno cancellato il volo dell'aereo, non vado più in Svizzera. Te l'ho cancellato io il volo. Me l'hai cancellato tu il volo? E come hai fatto a cancellarlo? In Svizzera si muore. Ma si muore dappertutto, pure in Italia. Tu mi hai cancellato il volo a me? E mo dammi i soldi. No. Ah, mi hai cancellato il volo, mi dà manchi i soldi. Comunque porti una sfiga, figa mia. Rapido video spesa del Lido. Ho preso il seitan bio, poi yogurt, questi proteici alla vaniglia, dell'hummus, proprio la vaniglia, un affettato cotto di tacchino con olive per fare la merenda, poi del cubetti di prosciutto perché devo fare la raclette questa sera, poi ho preso questo sugo mare, salmone e gamberi che domani miei si fanno la pasta, un altro di yogurt, poi ho preso del macinato di tacchino, fesa di tacchino per me, questo proteico che me lo so bevuto per fare merenda, questi hamburger vegetali con rape rosse che ho preso per mia madre per domani, poi del mini sushi box, ci facciamo merenda io e mio padre, il boss, e io pago, tutto finanziato da me, delle cipolline sott'aceto per fare la raclette, della marmellata di lamponi per fare domani i pancake per la mia colazione principesca, poi dei carciofini sott'olio per fare la raclette e un altro
nostro dessert proteico, tutto finanziato dal sottoscritto. Cioè, tu dimmi te se questo non è sfruttamento. Poi proseguiamo. Guardate pure che bella busta che c'è del Lidl. C'è adesso, veramente molto fashion, ci piace. Adesso è preso la pasta brisée. Questa è sempre comoda avercela dentro casa, un salva cena, poi gallette, altra pasta brisée, gallette. Lo sciroppo per la signora che c'ha mal di gola. Poi questi tortellini alla bolognese con mortadella bolognese, c'è la mortadella dentro questi. Gallette. Mamma, gallette. Ma se ti piacciono le gallette, perché dici le parolacce? Poi Squid Rings, Squid Games, gallette per la felicità della signora, gallette e altri Squid Rings, anelli di calamaro. Questa è la spesa al Lidl. E ultima busta dell'Eurospin. Allora, la zuppetta mia preferita, poi del Mix Activity, con uvetta, noccioline, facciamo questo e facciamo merenda, con i porcini, tre pacchetti di porcini, parmigiano, delle buste per l'immondizia, poi delle prugne, le nocciolate che i miei gli piacciono per andare al bagno a fare tanta blin blin, parmigiano, bocconcini di pollo, questi 4,25 euro, delle tagliatelle per fare dei funghi porcini, un'altra zuppa, questa di mia madre, questa qua male non nascondere. Allora, mio padre mi sta dicendo che uno dei nostri vicini ha preso il Covid ed era, c'aveva una dose sola di vaccino. Ah, c'era solo una dose, aveva fatto la prima dose. Ma mo sta qua. Ma quindi scusa, quanto tempo è stato in quarantena? Ma è parecchio tempo, non si è fatto il tampone, è negativo. Quanti anni c'ha lui? Quanti anni c'ha? Ah, 57, 60, 62, non lo so precisamente. Insomma, il Covid becca a tutti. Vabbè, però vaccinato l'ha preso leggero, c'ha avuto un po' di influenza, non è che c'ha avuto. Allora, questa è la trippa che si sta a perdere, strada. 5,71 euro, tonno, poi del parmigiano che io e mia madre abbiamo già fregato un pezzetto, tonno e altri porcini. Ma papà fa... abbiamo fatto la scorta dei porcini e niente, questa è quella dell'Eurospin. Oggi a pranzo il boss naturalmente ha fatto le fettuccine con i funghi e mamma mia che profumo, non ve posso dire. Peccato che non potete sentire, ma adesso noi ce le mangiamo. No, da uomo è lì. E
fatti la foto così. No. Già. Vieni qui a farsi. Ma che stellina fa poi? Tutto tinto. C'ha la barba tinta, capelli tinta. Ma c'ha la pelle tinta, secondo me. Si frutta, sì. Coca-Cola. Che figo. Che figo sto negozio. Sì, yeah. Ingresso permesso al massimo 5 minuti. Che figo. Guarda questo con lo squalo, che figo. Che buoni. Olio Monini. Ecco il mio shopping di oggi. Allora, poi è arrivato anche quello lì, una busta di Shane, un ordine che avevo fatto. Quindi dopo vi faccio un video haul tutto insieme. Ecco un momento giallo zafferano, sto preparando la cena, quindi volevo fare la pizza rustica, che lo sapete, no? Che è proprio, come ho detto prima, salva pasto, salva cena. E abbiamo usato della vermiopatra cotta, dell'insalata che era avanzata e sta andando a male, quindi la useremo tipo scarola. L'ho fatta con alici, formaggio, olive, che è tipo la pizza rustica, quella napoletana, no? Però va con la scarola, invece usiamo appunto l'insalata e con alici, eh? E adesso la chiudo, la copro e la inforno, e questa sarà la nostra cena. Ed ecco qua, l'ho fatta mentre i miei vecchi si vedono un vecchio film western. Il figliolo gli ha preparato la cena, figlio adorato. E mo se la mangiano.